Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Crash, il format di interviste di teleibs.it. Accanto a noi questa sera il coordinatore provinciale del PDL Giovani, Roberto Caciocco. Buonasera e benvenuto. Buonasera Piera, buonasera a voi. Stiamo appunto cominciando a parlare di campagna elettorale, nonostante manchi ancora molto tempo, però come si dice il tempo vola, per cui già molti gruppi, molti partiti si stanno cominciando a organizzare per affrontare una campagna elettorale che sicuramente sarà cruenta. Il PDL a Mazara come si sta organizzando? Il PDL a Mazara si sta organizzando in modo efficace. È un PDL che è radicato sul territorio, ha una sua struttura organizzativa e naturalmente sta lavorando per la prossima sindacatura che si svolgerà a Mazara. Diciamo che per noi il prossimo sindaco dovrebbe essere, per noi, come ci dice il presidente Berlusconi, deve essere un professionista, non un professionista della politica, un professionista che non cambi di politica. E bene o male siamo, diciamo, un nome c'è. Già si parla, si vocifera di Pino Siracusa come probabile candidato sindaco, no? diciamo che Pino Siracusa rispecchia in pieno tutte queste mie annotazioni. Penso che Pino Siracusa sia un ottimo candidato. Di Pino se ne parlava già da molto tempo. Noi già l'anno scorso, perché intorno alle riunioni che facciamo nel nostro partito, già l'anno scorso si parlava di questa candidatura, ed onestamente, se devo essere onesto, è una candidatura che può rispecchiare anche noi giovani. È un grande professionista e non campa di politica, quindi per noi ha già avuto comunque anche esperienza a livello politico, lui. Ha avuto, sì, è stato assessore sia con l'amministrazione Cristaldi che con l'amministrazione Valles, e diciamo, e si è fatto ricordare, diciamo, per le sue buone cose, per le sue buone maniere, perché mi ricordo che quando lui è stato assessore il bilancio dei comuni sono stati sempre buoni. Sempre buoni, ottimi. Esatto. Alla figura di Pino Siracusa però ultimamente si va a contrapporre anche quella di Toni Scilla, un personaggio che da un partito all'altro adesso nel PDL probabilmente cerca di sgomitare per avere un posto in prima fila, o no? Ma no, queste secondo me sono assolutamente dicerie di paese. L'onorevole Scilla è un autorevolissimo esponente del PDL che sicuramente non avrà ambizione di fare sindaco, perché anche lui sa benissimo che teoricamente all'interno del nostro partito la candidatura, diciamo, si stava lavorando per per una candidatura che andava, diciamo, su altri orizzonti. Quindi ciò che si sente in giro penso che siano soltanto delle dicerie. Se si andasse invece allo scontro tra questi due personaggi? No, ma quale scontro? Non esiste nessun tipo di scontro, anche perché, ti ripeto, sono due persone mature, sicuramente sapranno parlarsi. Poi io ti ripeto, il nostro è un partito radicato, cioè noi non è vero quello che si dice, noi ogni mese facciamo delle riunioni all'interno del partito, viene indetto un consiglio provinciale all'interno del partito stesso, di cui io mi onoro e ne faccio parte, e si discute sempre, non c'è mai nessuno che prende decisione. Questa candidatura era una candidatura che già si vociferava da circa 8 mesi, quindi non vedo nessuno scontro, penso assolutamente che non ci sarà nessuno scontro. Tu sei il coordinatore del PDL Giovani qui a livello provinciale. Sì. I giovani a Mazara, quali velleità hanno invece nei confronti della politica territoriale? Tu magari potresti anche essere uno dei candidati al Consiglio Comunale. Guarda, innanzitutto ci sono moltissimi giovani all'interno del movimento giovanile che hanno, secondo me, l'obbligo e la possibilità di candidarsi, perché sono delle persone veramente in gamba. Ed è giusto che anche loro ambiscano a misurarsi e a confrontarsi, diciamo, con il popolo e con la propria città. Per quanto riguarda me, penso che ancora sia prematuro dire se sono candidato oppure no, però sicuramente dal movimento giovanile qualche candidatura ci sarà.
qualche candidatura anche autorevole, qualche ragazzo che comunque negli anni è stato sempre in prima fila sicuramente, nella militanza. Allora, per quanto riguarda, anche perché spero che il PDL dia grande spazio ai giovani, cioè nella presentazione delle liste, quando sarà, è giusto che si diano grande spazio ai giovani, anche perché a Mazara c'è un gruppo giovanile ed è giusto che anche loro scelgano il proprio candidato e che si confrontino. Nel caso invece il PDL torni ad essere Forza Italia, come comunque è una possibilità che si paventa ormai da tempo a livello nazionale, se ne parla in tutti i telegiornali, cosa cambierebbe qua sul territorio? Ma penso che non cambi nulla, perché alla fine si ritornerebbe a quel partito di cui io ne sono molto affezionato, perché io mi ricordo che sono entrato in politica proprio con il partito di Forza Italia, e mi ricordo pure che ero stato nominato per un anno commissario cittadino dei giovani di Forza Italia. Io ne so, diciamo, quanto voi, nel senso che ogni tanto parlo con qualche onorevole che sta a Roma e giustamente si paventa la situazione di ritornare in Forza Italia. E ripeto, per me sarebbe una cosa gradita, perché io sono nato in Forza Italia come politica, sono nato in Forza Italia, quindi nel caso rimanesse il PDL non cambia nulla, secondo me. Ma credi invece che il PDL, proprio come Popolo delle Libertà, il PDL penso che secondo la linea guida, secondo quello che riesco a capire pure io, perché dobbiamo essere, perché ancora non c'è niente di certo nel futuro. Però il PDL dovrebbe essere un'aggregazione dei moderati, tipo un partito popolare europeo. Quindi come all'interno del PDL ci sarà Forza Italia e le altre forze politiche. Ma invece quello che ti volevo chiedere, il passaggio da Forza Italia al Popolo delle Libertà ha creato un deficit secondo te nel... Deficit in che senso? Ora lo sto dicendo, appunto nell'apporto di voti, nello scambio di opinioni con i cittadini, c'è stata una perdita di voti quando si è passato al PDL? Forza Italia forse era più credibile. Il problema è che quando si è passato al PDL c'era un'aggregazione di molti partiti, quindi c'era Forza Italia, c'era Alleanza Nazionale, c'era alcuni democratici. E quindi questo comportava ad avere ognuno, diciamo, la propria idea, magari qualcuno veniva da qualche storia diversa e poteva portare confusione, però come ogni partito che nasce ci vuole del tempo, giusto? Quindi piano piano poi penso che il PDL sia stato riconfermato, tant'è che è stato il primo partito in Italia. Per quale motivo quindi tornare con Forza Italia? Perché penso che ormai, diciamo, durante l'arco degli anni quel partito ha subito anche dei ricatti, perché se ricordiamo quello che è successo, che ha fatto Fini, che sono uscito fuori dal partito, quindi una fetta è andata via, e quindi penso che secondo il presidente Berlusconi c'è questa possibilità di ritornare in Forza Italia. Per quanto riguarda i coordinamenti territoriali rimarranno uguali? Ma guarda, mi fai delle domande a cui io non posso rispondere. C'è la possibilità, però io non penso che da lì non riavrà il ruolo. Guarda, questa domanda non so risponderti, ti posso solo dire che il senatore da lì è un ottimo coordinatore e io spero che se si passasse a Forza Italia sia riconfermato come coordinatore provinciale. Perfetto, proprio da lì è stato colui che comunque ha messo come nominativo Pino Siracusa sul banco della candidatura a sindaco qui su Mazara del Vallo per quanto riguarda il PDL, tant'è che Pino Siracusa e da lì comunque hanno un ottimo rapporto, ogni campagna elettorale l'hanno fatta insieme. Di conseguenza, qui sul territorio, Pino Siracusa, quale sarà la sua... quali possono essere i suoi programmi, cosa potrà fare lui che non ha fatto finora? Finora abbiamo visto che comunque è stato anche assessore di Cristaldi, cosa poter fare? Allora, Pino Siracusa io lo conosco, penso che nel suo programma
la cosa più importante sarà il sociale, per quanto lo conosco io. Onestamente questa è una domanda che dovrebbe andare, che dovevate fare a lui. Però io, quando ne avrò l'occasione, lo farò sicuramente. Io spero al più presto, perché sì. Per quanto riguarda Pino Siracusa, è una persona molto battagliera. Uh-huh. E onestamente è una persona che lotta per il sociale. Lui, infatti, se non mi... sicuramente lotterà per la riapertura della mensa di Sant'Agostino, che anche lì ci sarebbe di parlare, però non voglio entrare nei meriti perché non mi competono. Uh-huh. Quindi, mi ricordo che Pino, quando Pino era assessore, con tutti i, diciamo, i vecchi, nell'amministrazione, diciamo, i bilanci del comune sono stati sempre dei bilanci ottimi. Sì, ma come programmi, tu personalmente cosa consiglieresti al tuo candidato sindaco di portare avanti? Io come programmi, io personalmente il consiglio che gli posso dare è di lavorare molto sul sociale, come dicevo prima, e sul turismo. Solo che parlare di turismo diventa una cantilena, perché praticamente tutti fanno campagna elettorale per il turismo. Io onestamente gli consiglierei, se è lui il prossimo candidato sindaco, gli consiglierei di lavorare più sulla costa che abbiamo, quindi sul lungomare Fata Morgana, quindi Tonnerella, e di lavorare anche sulle coste di Guarara, che sono il fiore all'occhiello della nostra città. Lì ci sono dei lidi, questi stabilimenti balneari vanno valutati, vanno rivalutati e vanno aiutati. Per esempio, a me piacerebbe che questi stabilimenti balneari la notte rimarrebbero aperti, offrissero intrattenimento diverso. Intrattenimento ai turisti, perché non è possibile che loro a Luna, tramite una delibera del sindaco, non dell'attuale, parlo di indietro, a Luna devono spegnere la musica. E questa secondo me è una cosa che non esiste in una città turistica. Parlano di turismo e non è che c'è da spendere soldi, c'è solo di cambiare una delibera. Uh-huh. Perché chi è che vuole, secondo me, io magari sbaglio, ma chi è che vuole riposare non si va a prendere il villino di fronte al mare, se ne va in campagna e sta tranquillo. È anche vero che servirebbe una cartina dove ti indica le cale. Per esempio, io quando vado a Favignana ho la cartina con tutte le cale, il percorso fatto qui, perché non è stato fatto? E noi lo faremo presente al prossimo candidato sindaco. Ora ne prendo spunto e glielo facciamo presente. Ci vuole appunto il coinvolgimento anche cittadino? Ci vuole, sì. Ci vuole soprattutto il coinvolgimento cittadino, perché il prossimo candidato sindaco... Io capisco che soldi non ce n'è, fondi non ce n'è, quindi siamo in una situazione economica grave. Ma partiamoci da quello che abbiamo. Cioè, rivalutiamo ciò che abbiamo. Abbiamo questa spiaggia, anche a Tonnerella, gli stabilimenti balneari, non capisco perché alle 19 devono chiudere. Devono, secondo il mio punto di vista, stare aperti pure la sera, perché devono dare un incentivo ai turisti che vengono. Sì, sì. Quindi io spero che il prossimo sindaco faccia tesoro di tutto ciò. A proposito appunto di coinvolgimento... E non ci vogliono soldi, non devono fare nessuna delibera per avere soldi, devono solo comunicare tra di loro e collaborare. Dicevo, a proposito di coinvolgimento dei cittadini, ho visto ad esempio che Pino Siracusa ha aperto un blog dove poter dare la possibilità ai manzeresi di poter dire la propria, di dare proposte, opinioni, anche critiche. Sì, l'ho visto, onestamente l'ho visto pure io questo blog, è un blog carino, fatto bene, dove e soprattutto è pure controllato, nel senso che... Non sono ammesse le offese, anche perché... È un ottimo blog, ogni cittadino scrive, diciamo, i suoi punti di vista, ma soprattutto può dare pure dei consigli, perché è giusto che il prossimo candidato sindaco del PDL si apra ai cittadini, cioè gli ascolti. Finora invece com'è stato? Diciamo che fino ad ora non è stato proprio così. Non è stato proprio così, perché per esempio io non lo so, io sono innamorato della mia spiaggia, del mio litorale, della Tonnerella. Uh-huh.
Ne sono proprio innamorato. Io non capisco perché deve essere abbandonata a se stessa. Cioè, non lo so. Allora io chiedo al prossimo candidato sindaco di collaborare sia con i cittadini, sia con gli stabilimenti balneari e di far sì che questa spiaggia diventi il fiore all'occhiello come era una volta, perché lo era. Io ricordo quando ero più piccola, in spiaggia c'era sempre qui non esistono musica accesa. Sì, esatto. Basterebbe poco, basterebbe una delibera che gli darebbe l'opportunità di chiudere, di fare intrattenimento musicale fino alle 3.30, ma ci sta in estate, ci sta. Il coinvolgimento dei cittadini può anche essere paragonato al coinvolgimento degli assessori. Un assessore deve essere scelto anche in base alle proprie capacità, anche alla potenzialità di poter dare giusti consigli al sindaco. Allora, sotto questo punto di vista mi trovi pienamente d'accordo, nel senso che ogni assessore deve avere un curriculum adatto al compito che sta svolgendo. Quindi anche lì il prossimo sindaco deve essere bravo a fare le scelte, le proprie scelte. Ma soprattutto saper delegare. E soprattutto saper delegare. Diciamo che per far bella questa città, secondo il mio punto di vista, non ci vogliono scienziati chiamati non so da dove. Basterebbero dei buoni amministratori che si dedicherebbero alle cose semplici, non alle cose difficili. Finora invece che ruolo hanno avuto gli assessori in questa amministrazione, secondo te? Guarda, gli assessori dell'attuale amministrazione io onestamente non mi esprimo, non mi va di dare dei giudizi, perché per me è facile criticare. Quindi io mi sono promesso che la mia campagna elettorale sarà basata sul mio programma. Anzi, veramente non la campagna elettorale del futuro sindaco del PDL, spero che sia basata sui programmi che lui vuole portare ai cittadini, senza che si parli, ma quello non l'ha fatto, a noi non ci interessa, a noi ci interessa portare un programma, e quel programma il PDL lo deve mantenere, lo deve attuare. Parliamo invece del consiglio comunale. Il consiglio comunale che elementi deve avere per essere un consiglio comunale adeguato, un consiglio comunale giusto? Quello che abbiamo avuto adesso è stato criticato da tutte le parti per un motivo o per un altro, come anche è stato plaudito per altre motivazioni. Cosa manca e cosa serve? Innanzitutto bisogna portare, a me io magari vado contro corrente, ma bisogna portare il rispetto a qualunque tipo di consiglio comunale, perché il consiglio comunale sono delle persone scelte dal popolo, quindi sono democraticamente messe lì, non sono né nominate né niente. Quindi il consiglio comunale, essendo espressione del popolo, quindi scelto dal popolo, va sempre rispettato. Quindi la chiudiamo qui con il consiglio comunale? Assolutamente sì, perché non è, io posso andare a criticare qualcuno. Il sindaco Griseldi ha sempre accusato il consiglio comunale di aver frenato ogni iniziativa, ogni proposta. È vero oppure no? Ma penso che, diciamo che non è tutta la verità, secondo il mio punto di vista. Loro giustamente valutano alcune cose per loro vanno bene e le votano, altre vanno male e non le votano. Non vedo il motivo per cui dire una cosa di questa, assolutamente non sono d'accordo. Qual è quindi il futuro, secondo te, di Mazzara del Vallo? Verso io non lo so chi si andrà a candidare come... A prescindere a parte che nel nostro consiglio comunale ci sono... Elementi validi ce ne sono, anche giovani validi ce ne sono. Ma come futuro la città di Mazzara del Vallo, verso cosa dovrebbe andare? Cosa dovrebbe scegliere? Secondo il mio punto di vista dovrebbe scegliere gente preparata che non campa di politica. Ripeto, perché questa è una cosa importante. Cioè che non va là solo per... Ma che abbia dei buoni propositi. Che abbia un buon curriculum dietro, che sia preparata per far sì che la città vada bene. Ma poi qualunque tipo di persona salga va rispettata, perché è stato il popolo a deciderlo. Quindi su questo punto di vista io ho un mio modo di pensare. Magari ci vorrebbe anche un po' più dialogo tra le varie fazioni politiche. Ma ci dovrebbe essere più dialogo, però sai, ognuno ha il proprio carattere, dicono.
Io sono del parere che in politica il carattere va messo, nel senso il proprio carattere, le diatribe personali vanno messe da parte, perché non si parla di me e di te, ma si parla di migliaia di cittadini. Però cosa vuoi che ti dica? Non lo so, io onestamente questo non parlarsi tra sindaco e consigliere comunale non so. Saranno tanti i candidati a sindaco, quale potrebbe essere quello più pericoloso da affrontare per un vostro candidato sindaco? Ma guarda, io penso che ogni campagna elettorale abbia una storia a sé. Onestamente non so nemmeno chi siano i candidati. Ci sarà sicuramente Cristaldi, probabilmente ci sarà anche Torrente. Diciamo che sarà una bella campagna elettorale perché sono, diciamo, persone conosciute in città. Frazetta, Nicola Asaro. Chi più ne ha più ne metta, ne abbiamo più. Ci sono tanti nominativi. Poi è vero che arrivati all'ultimo minuto qualche nome viene eliminato, però insomma per il momento i nominativi sono tanti, come dicevo appunto. Guarda, la legge ti permette di candidarti. Siamo in una democrazia ed è giusto che questa. Manca ancora il candidato del Movimento 5 Stelle, stanno facendo appunto adesso il voto per decidere. Allora, io ti ripeto. Si possono candidare tutte le persone che vogliono, si possono candidare perché la legge te lo consente. Poi ci sarà un popolo che dovrà scegliere e qualunque sindaco esca dalle urne sarà il sindaco di Mazzara del Vallo e andrà rispettato. Io spero che sia il sindaco del PDL. Quindi? Fino a Siracusa? Quindi il sindaco del PDL che verrà nominato, penso che sia Pino, sì. Perfetto, su questo possiamo anche chiudere questa puntata di Cresce. Ringrazio tantissimo Roberto Caciocco per essere stato qui con noi questa sera, quindi sicuramente ci vedremo prossimamente con altre interviste parlando sempre di questa campagna elettorale imminente, anche se sembra manchi tanto, ma in realtà è proprio dietro le porte. Arrivederci. Buonasera.